noi siamo orgogliosi di averla come cittadina di Napoli. Grazie a tutti. Un riconoscimento per la lunga e prestigiosa attività artistica è stato consegnato questa mattina a Palazzo San Giacomo dall'assessore alla cultura Nino Daniele e all'artista napoletana Rosa Panaro. La scultrice, che rappresenta da molti anni un punto di riferimento della produzione artistica e culturale della nostra città, è stata nei mesi scorsi ospite al PAN con una mostra realizzata con terracotta e materiali di riciclo, ispirata ad elementi beneauguranti. Io ho lavorato tutta una vita, non ho mai lasciato un pezzettino di creta. È importante per una donna, perché si parla delle donne solo come un messaggio negativo, che vengono sfregiate, vengono tutte le cose che sentiamo in televisione. Ogni tanto esiste anche qualcosa gratificante. Fortemente radicata nella sua terra, Rosa Panaro ha anche partecipato con il suo percorso artistico alle esperienze dei movimenti femministi partenopei. Una donna indicativa di un percorso importante di libertà, di progresso, di creazione artistica, e quindi in questo modo riconoscere la straordinarietà del suo lavoro e anche sentirci orgogliosi di aver avuto a Napoli una donna come lei. Io ringrazio il comune, il sindaco, l'assessore Daniel per avermi dato questa possibilità. Spero che sia anche benaugurante per i miei colleghi che hanno fatto il mio stesso percorso.